contenti di iniziare questa nuova stagione, molto motivati, e oggi è stata una sgambata, penso che sia andata bene, non possiamo attenderci molto già da ora, però già abbiamo cercato di mettere in pratica le idee del mister, ecco. Molto partecipe, è un allenatore che ha molto entusiasmo, ce lo trasmette tutti i giorni, ha molta voglia di far bene ed è quello che vogliamo far tutti, ecco, quest'anno. Vogliamo far bene la stagione, questo è il nostro obiettivo. Sono arrivati nuovi giocatori, ci sono altri del gruppo dell'anno passato, dobbiamo allenarci, creare un grande gruppo come c'è stato l'anno passato. E piano piano lo creeremo per cercare di fare qualcosa di importante, ecco. Sto benissimo, ho visto. Questa è l'idea del mister e già dall'inizio ci ha dato questa impostazione e dobbiamo fare quello che dice lui, ecco. Questa è una delle impostazioni che ci chiede, quella di aggredire subito, di riuscire a tenere uno contro uno dietro e di essere, insomma, cattivi al momento della conclusione dell'azione, ecco. Ora è normale, siamo un po' imballati e questo è un po' complicato ora, però insomma verrà. Intanto noi ci mettiamo a disposizione, abbiamo una grande voglia e cercheremo di fare al massimo quello che lui ci chiede. Il piede moderno deve avere, mettere a posto la squadra, i difensori, il centrocampista è parte del gioco del portiere, è così tanto importante come imparare, però niente, siamo sulla strada giusta, penso che la squadra ha fatto una buona partita, stiamo capendo i movimenti piano piano e sicuramente arriveremo alla prima del campionato con buone sensazioni. Certo, sono molto contento di essere qua, l'ho detto nella prima entrevista, ho trovato un club con fame di fare grandi cose e niente. Lavoreremo per fare quello. Anche il portiere moderno penso che deve fare bene con i piedi. Al mister le piace un portiere che fa bene con i piedi, allora lavorerò per quello, capito? Prima di tutto c'è da dire bravi ai ragazzi per l'atteggiamento. Per la squadra, quello che chiedo io, si può sbagliare a livello tecnico alcune cose, ci lavoreremo, ma l'atteggiamento non va mai sbagliato, perché l'atteggiamento è un stato mentale voluto e quindi questo non l'accetto. La squadra oggi come atteggiamento è stata propositiva da questo punto di vista e quindi di questo sono contento. È logico che dopo 6 giorni di lavoro solo qua non puoi chiedere già di vedere, non puoi pretendere di vedere già tutte le cose che abbiamo in testa, però sono contento di come la squadra ha voluto applicare, ha cercato di farlo e quindi da questo punto di vista sono contento. La squadra l'anno scorso ha vinto un campionato facendo qualche cosa di incredibile e quindi tanto merito ai ragazzi e a quello che c'è stato, però ora ci sono delle idee diverse e quindi occorre un attimino di tempo per metterle in pratica, però già oggi io sono contento, non c'è stato nessun alibi sul campo assolutamente, quindi io non le accetto queste cose qui. La squadra ha bisogno di capire alcune cose, l'importante è che io abbia chiari i principi di gioco e la squadra li metta in pratica, cosa che oggi ho visto in alcuni momenti della partita, in altri meno, ma ci lavoreremo per correggerli. Per quanto riguarda i nuovi, io sono contento di tutti i giocatori che al momento sono arrivati. Praticamente ho letto che io mi accontento, chiariamoci subito, le scelte sono condivise da me sulla società, cioè non è che io qui prendo, cioè i giocatori che sono arrivati sono scelte tutte condivise da me, quindi su quanto riguarda il mercato sono contento di quello che stiamo facendo, sono contento di quello che la società in questo momento mi ha dato a disposizione. Ma non lo so, in questo momento io penso solo a costruire quella che è una squadra che rispecchi quelle che sono le idee, una squadra aggressiva che voglia fare la partita. Quello che manca in questo momento, manca solo il lavorare per migliorare questi principi. Di come la squadra si sta allenando da quando siamo partiti ad oggi io sono estremamente contento e posso dire a tutti che la squadra sta lavorando forte e quindi mi piacerebbe vedere entusiasmo intorno a questo Perugia, perché se il Perugia è in Serie B
in Serie B ci è ritornato dopo aver vinto un campionato difficile. Quest'anno vogliamo assolutamente lottare per salvarsi quanto prima, come ha detto il press, e quindi c'è bisogno di creare un grande entusiasmo, di avere idee giuste. Questa squadra sono convinto che lo sta facendo in questo momento, e che si giochi tutte le partite con quella che è un'idea precisa di calcio. Una squadra che vuole essere aggressiva, che voglia fare la partita, all'interno di questo esaltare le caratteristiche tecniche dei calciatori. La squadra, lo staff, abbiamo lavorato benissimo, avete visto, penso, l'organizzazione, tutti. Mi piace vedere grande entusiasmo, grande complicità, grande fiducia, quella che c'è in questo momento tra di noi.